Buonasera a tutti, in questa puntata di Église Ouverte è la chiesa di Morgé che ci accoglie, una bellissima chiesa come potrete vedere e apprezzare la sua arte e la sua storia, la chiesa che ci raccoglie tutte le domeniche durante l'Eucarestia e qui proprio anche grazie alla bellezza che ci circonda siamo, come dire, facilitati nella preghiera perché vedere delle cose belle, guardare dei dipinti interessanti, guardare delle statue con un significato ci aiuta a entrare profondamente nella preghiera e allora oggi andiamo a scoprirla. La chiesa di Morgé è dedicata a Santa Maria Assunta, ma all'interno di questa chiesa sono custodite le reliquie del Beato Guglielmo, a cui la popolazione è molto legata. È un parroco dei primi secoli, poi i dettagli ce li darà meglio Claudia dopo, un parroco che è stato molto attento e vicino alla popolazione e per questo è ricordato dalla gente come persona semplice, accanto ai poveri, accanto alle persone più bisognose, insomma un bravo parroco per la gente di Morgé. La chiesa parrocchiale di Morgé, dedicata a Santa Maria Assunta, è una delle più antiche della Valle d'Aosta. Infatti, i recenti scavi archeologici hanno messo in luce i resti di una chiesa paleocristiana risalente addirittura al V secolo. La chiesa paleocristiana era formata da un'aula centrale in cui si riuniva la comunità cristiana di Morgé. Nella parte sud sono stati trovati i resti di una zona funeraria. Invece nella parte nord c'è stato un importantissimo ritrovamento perché sono venuti alla luce i resti di un antico fonte battesimale in travertino in parte intonacato che ci dice proprio quale fosse l'importanza di questa chiesa. Era addirittura una chiesa battesimale come lo erano la cattedrale di Aosta e la chiesa di Villeneuve, la chiesa di Santa Maria di Villeneuve. Tutte e tre queste chiese sono dedicate a Santa Maria Assunta, quindi probabilmente c'è un legame tra questa dedica a Santa Maria Assunta e l'antichità delle tre chiese. La chiesa attuale è stata costruita sui resti dell'antica struttura paleocristiana tra il XII e il XIII secolo e allo stesso periodo appartiene anche il campanile, che è da molti considerato uno dei più belli della Valle d'Aosta. È un campanile dall'assetto romanico, decorato con tutta una serie di specchiature, con dei decori a zigzag per alleggerire la struttura. Bisogna fare astrazione della cuspide che è stata aggiunta poi, sostituita nel XIX secolo. Chiaramente il campanile originario aveva una cuspide diversa da quella che vediamo attualmente. L'edificio romanico è poi stato ulteriormente trasformato già nel 400, ma poi assunto l'aspetto attuale soltanto alla fine del 600. In effetti nel 1687 si era deciso di ampliarlo e proprio in quell'occasione, scavando, soprattutto nella parte sud, sono stati trovati i resti della tomba del Beato Guglielmo de Laval. Come molte chiese della Valle d'Aosta, anche la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Morgé è caratterizzata da un bellissimo altare barocco che risale all'inizio del XVIII secolo. Era stato infatti benedetto da Monsignor d'Arviard nel 1719. È realizzato in legno, dorato e dipinto ed è decorato da una serie di statue, tra le quali dominano quelle di San Grato e San Giocondo sui due lati. I dipinti dell'altare risalgono al XVIII secolo, tranne la pala d'altare, perché purtroppo la pala d'altare originale settecentesca era bruciata, c'era stato un incendio qui in corrispondenza dell'altare, e quindi era stata rifatta nel 1931 dall'artista Lancia, che è lo stesso che proprio in quegli anni stava dipingendo gli affreschi che decorano la volta della navata centrale. Si tratta di una macchina d'altare decisamente complessa che è caratterizzata da una serie di colonne tortili che sono decorate con tralci
di vite, rose e rami di alloro, e sono disposti su piani diversi in modo da dare maggiore profondità a tutto l'insieme. Il tutto coronato dal bassorilievo che raffigura l'incoronazione della Vergine, che è datato 1785. I dipinti che si possono notare ai lati della pala d'altare sono ancora settecenteschi, e visto che la chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta, chiaramente abbiamo scene della vita di Maria, in particolare a sinistra la presentazione di Maria al Tempio e a destra l'Immacolata Concezione. Alla fase settecentesca appartengono anche gli affreschi della volta della zona presbiterale, che erano state realizzate dal pittore Gnifeta e che raffigurano vari santi e alcune scene della vita di Maria, in particolare la Visitazione e la presentazione di Gesù al Tempio. La volta sovrastante la navata centrale era stata decorata da fresco più tardi dal pittore Ernesto Lancia, molto attivo in Valle d'Aosta tra gli anni 20 e 30 del XX secolo. In effetti aveva iniziato questo intervento nel 1928, l'aveva concluso nel 1934. Nei pressi della zona presbiterale è murato questo antico armadio delle reliquie, che è di epoca quattrocentesca. Doveva conservare appunto il tesoro della chiesa parrocchiale di Morget. In effetti l'antina in legno è rivestita da una lamina metallica e all'interno c'è questa bella raffigurazione del trigramma solare di San Bernardino. Ai lati dell'altare maggiore sono presenti altri due affreschi realizzati dal pittore Lancia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1949 aveva raffigurato la scena della crocifissione, mentre qualche anno prima, nel 1947, aveva raffigurato sul lato opposto l'ultima cena con l'istituzione dell'Eucaristia, ed era questo stato un dipinto che la popolazione di Morget aveva voluto proprio quale ex voto per ringraziare della protezione divina che aveva fatto sì che la popolazione di Morget non avesse, e il paese stesso di Morget, non avessero sofferto troppo a causa della guerra. Il ciclo di affreschi quattrocenteschi che caratterizza la cappella della navata settentrionale della chiesa è stato a lungo misconosciuto, perché questo ambiente era stato in epoca successiva trasformato in sacrestia. Infatti era stata creata un'apertura tra la zona presbiterale e questa, che era appunto utilizzata come sacrestia. Per fortuna poi era un ambiente troppo umido e quindi è stata costruita l'attuale sacrestia in un secondo momento, ed è grazie alla lungimiranza e alla cultura del parroco Bougeat, che negli anni 60 è stato possibile rimettere in luce questo bellissimo ciclo di affreschi, che è effettivamente caratterizzato da una grande ricchezza e da un alto livello culturale nella scelta del tema iconografico, e anche una grande ricchezza proprio dal punto di vista economico del committente, tant'è che gli storici dell'arte hanno pensato che il committente di questo ciclo di affreschi potesse essere stato il vescovo di Aosta, François de Pré, che proprio nel 400 era presente qui a Morget e possedeva anche una casa nel nostro paese. Questa composizione molto particolare era stata collocata nella cappella quattrocentesca dal parroco di Morget, Don Alexandre Bougeat,
con i simboli dell'Eucaristia, perché c'è una macina, simbolo del pane, la vita del torchio, simbolo del vino, che sorreggono questo bellissimo crocifisso che lui aveva comprato presso un antiquario, e all'epoca esperti d'arte gli avevano detto che poteva essere di scuola donatelliana. Nel 1612 era stata istituita a Morges la confraternita del Rosario, e sappiamo che già nel 1615 qui in chiesa c'era un altare dedicato al Santo Rosario, e probabilmente questo dipinto su tavola costituiva la pala d'altare di questo antico altare presente qui in chiesa. E in effetti raffigura al centro Maria col bambino che sta porgendo il rosario a San Domenico, perché la tradizione vuole che siano stati proprio i domenicani a divulgare il culto del rosario. E tutto intorno sono raffigurati i 15 misteri del rosario stesso. Purtroppo questa pala era stata ricoperta con uno strato di gomma lacca in epoca successiva, e quindi di recente è stato necessario asportare questa ridipintura, e quindi è soltanto da qualche anno che abbiamo la possibilità di rivedere la lucentezza, la luminosità di questi colori. In questa zona della chiesa nel 1687, in occasione dei lavori di ampliamento dell'edificio sacro, è stata trovata la tomba del beato Guillermo de Laval. Guillermo era stato parroco di Morges, la tradizione vuole che sia vissuto nel VII secolo, però proprio esaminando gli oggetti che erano conservati nella sua tomba, in particolare il calice e la patena, che attualmente sono conservati nel museo parrocchiale, si è dedotto che questi oggetti appartenessero a una fase compresa tra il XII e il XIII secolo, e in più non ci sono documenti che attestino la presenza de Laval a Morges prima di quel periodo, quindi si pensa che sia vissuto tra il XII e il XIII secolo. Comunque al Bienero Guillermo de Laval sono attribuiti dei miracoli, uno è raffigurato proprio sulla pala d'altare in occasione di una messa natalizia. Alle invocazioni di Guillermo, che era parroco di Morges in quel periodo, aveva risposto un coro di angeli che era miracolosamente apparso in chiesa. Poi il giorno della sua morte le campane di Morges, del campanile di Morges, hanno cominciato a suonare da sole, e gli sono attribuite anche alcune guarigioni miracolose. Oltre a questo si narra anche che Guillermo, malato, abbia mandato un servo a una certa fonte ad attingere dell'acqua, e questo servo sia tornato con del vino. Ed è un santo effettivamente molto venerato in Valle d'Aosta, ma in particolare a Morges. La beatificazione ufficiale del Bienero Guillermo è però avvenuta soltanto nel 1877, quindi in precedenza quest'altare era dedicato ad altri santi, anche se gli abitanti di Morges l'hanno sempre, da sempre, considerato l'altare del Bienero Guillermo. Infatti il 7 di febbraio, il giorno della festa, già allora venivano portati dei fiori di pisello o dei semi di pisello sull'altare, perché si narra che un anno dopo la sua morte sulla sua tomba sia fiorita miracolosamente una piantina di pisello selvatico. Nella cappella della navata settentrionale della chiesa possiamo ammirare l'altare realizzato nel 1842 dallo scultore Maure Thomassé, molto attivo in zona, poiché benché originario di Saint-Nicolas era sposato a La Salle. E l'altare del Rosario è decorato da alcune statue che raffigurano San Domenico sulla sinistra, Santa Teresa d'Avila sulla destra, e al centro la Vergine con il Bambino, che è circondata dai 15 tondi raffiguranti i misteri del Rosario. Anche l'altare presente nella cappella
della navata meridionale era stato realizzato da Mor Thomassé nel 1826 e dell'altare dedicato ai Santi Antonio e Sebastiano, santi taumaturgi per eccellenza, invocati contro le malattie, San Sebastiano contro la peste in particolare, ma contro le malattie contagiose in generale, Sant'Antonio invece per eccellenza il protettore degli animali domestici. Di fronte all'altare è anche presente il bellissimo fonte battesimale medievale che è sovrastato da una edicola in legno datata 1650. Don Bougeat, che era un grande appassionato di arte e artigianato, negli anni 60 decise di fare dei sondaggi lungo il muro della navata centrale e asportando uno strato di intonaco rimise in luce i resti di affreschi datati 1559, perché in effetti nell'ambito dell'affresco è presente anche la data precisa e il nome del committente, un tale Andrea Castri. E questi affreschi raffigurano l'adorazione nell'orto degli ulivi e l'ultima cena. Tradiscono però un gusto piuttosto arcaicizzante rispetto al XVI secolo nel quale sono stati realizzati, poiché sullo sfondo si intravedono delle finestre a crociera con delle ante intagliate con motivo a pergamena e nella parte alta un soffitto a cassettoni che sono proprio tipicamente quattrocenteschi, mentre gli affreschi sono stati realizzati un centinaio d'anni dopo. Sia la tribuna dei cantori, decorata con questi bei pannelli intagliati, sia l'organo appartengono alla fase ottocentesca, erano stati realizzati entrambi verso la metà dell'Ottocento, anche se abbiamo notizie precedenti riguardanti l'organo, in effetti sappiamo che esisteva già nel 1745. Il bel crocifisso quattrocentesco domina la navata centrale della chiesa. La sua bellezza è stata restituita grazie ad un intervento di restauro che ha asportato le varie ridipinture successive, restituendogli appunto il suo aspetto originale quattrocentesco. Come altri crocifissi presenti sul territorio della diocesi di Aosta, anche questo è stato realizzato ispirandosi dal monumentale crocifisso presente nella cattedrale di Aosta. In conclusione siamo arrivati in fondo alla chiesa dove è allestito il Museo Parrocchiale di Arte Sacra, che raccoglie tutta una serie di oggetti d'arte sacra provenienti anche dalle cappelle che sono disseminate sul territorio parrocchiale. I pezzi più significativi sono sicuramente quelli che si trovano al centro della teca e in effetti qui troviamo il calice e la patena che erano stati rinvenuti nella tomba del Bienero Guilherme de Laval. La maggior parte dei resti del Bienero Guilherme de Laval sono conservati nella grande teca che viene esposta ogni anno qui nella chiesa di Morges il 7 di febbraio, mentre il capo è conservato nel busto reliquiario presente qui nel museo. Molto interessante è anche il piccolo reliquiario quattrocentesco, simile a tanti altri reliquiari contemporanei presenti un po' in quasi tutti i musei parrocchiali della Valle d'Aosta, poiché in quegli anni era stato realizzato il grande reliquiario di San Grato, da cui ci si era ispirati poi per confezionare per le varie chiese parrocchiali questi reliquiari in formato più ridotto, è fatto di
lamina d'argento e sui contrafforti sono presenti dei piccoli bassorilievi raffiguranti dei santi.